Eccoci qua con il nostro secondo appuntamento. Bentornati a tutti e buongiorno a tutti, cari amici. Ok, passiamo subito alla nostra scaletta del giorno. Bene, vedremo un piccolo video raccontato dal dottor Massimo Citro sulle vibrazioni e sulle frequenze, con la partecipazione anche del fisico Vittorio Marchi. Ottimo. Seguirà un altro intervento del fisico Emilio Del Giudice sull'interrogativo posto circa la memoria dell'acqua. E poi infine avremo uno stralcio della trasmissione Primo Piano, dove lo scienziato e geologo Mario Tozzi ci spiega il perché delle acque minerali sotto accusa. Ok, quindi concluderemo con i nostri appuntamenti futuri e con le ultime nostre news. Notizie, bene. A fra poco. Vi aspettiamo. Eccoci qua, bentornati col nostro primo intervento. Allora, buongiorno e bentornati a tutti di nuovo, ragazzi e ragazze. Bene, parleremo del prossimo video dell'intervento del dottor Massimo Citro sulla vibrazione, anche con un piccolo intervento del fisico Vittorio Marchi, che ci spiegheranno perché il mondo è totalmente coperto di vibrazioni e a cosa serve la vibrazione e che cos'è soprattutto la vibrazione. A voi il video. Gli esperimenti che fa Masaru a Tokyo da moltissimi anni sono i vecchissimi esperimenti di radionica, una scienza che risale ancora agli antichi egizi e forse anche a prima, ed è un modo per inviare delle informazioni a dei supporti, in questo caso l'acqua, usando le frequenze emesse spontaneamente dai corpi, e non solo dai corpi, dalle loro immagini o dai suoni. Nel caso di Masaru Emoto si usa molto la musica, perché tutto questo è vibrazione, è un linguaggio. Ogni vibrazione ha una sua frequenza. Non esiste una frequenza uguale a un'altra frequenza. Noi quando vediamo le cose della natura, quando guardiamo la forma, vediamo che ogni forma è diversa da un'altra. Ed è la frequenza quella che dà la forma alle cose. Ora passiamo al secondo argomento, che è un intervento del fisico Emilio Del Giudice, che parlerà di un argomento molto interessante, che è la memoria dell'acqua e quanto essa risuona nel nostro organismo. A voi il video. I biologi si occupano in generale di molecole complesse come il DNA, le proteine, gli ormoni, le vitamine, eccetera. Però tutte queste molecole rispettabili, degne di essere studiate, prese tutte insieme, sono l'1% del totale delle molecole di un organismo vivente. Il 99% sono molecole d'acqua. E allora dice, ma perché uno non studia l'acqua? L'acqua è il 99%, anzi, non solo non le studia, ma la disprezza pure. Per dire che una cosa non serve a niente, per esempio un farmaco omeopatico, si dice quella è acqua fresca. Ma noi siamo per il 99% acqua fresca di molecole, quindi è un'offesa dire che una cosa è acqua fresca. Qual è il ruolo di tutta quest'acqua nel nostro organismo? Cioè, perché è importante il DNA e non è importante l'acqua? Uno si arrabbia quando sente parlare la memoria dell'acqua, però la memoria del DNA non genera nessun senso di offesa. Cioè, nel DNA sono conservate le proprietà dell'organismo. E perché il DNA va bene come ricordatore e l'acqua va male? Ora mostreremo uno stralcio della trasmissione Primo Piano, dove è intervenuto il geologo e lo scienziato Mario Tozzi, che parlerà dell'acqua minerale sotto accusa. A voi il video. Mario Tozzi, acque minerali sotto accusa? Beh, soprattutto perché inquinano, visto che li trasportiamo coi camion. Non sappiamo bene quanto stanno nei contenitori di plastica e non sono molto differenti dall'acqua del rubinetto, solo che costano da 300 a 1000 volte di più. Insomma, è una questione di gusto, se uno le vuole scegliere, che lo si faccia pure, ma non perché sono più pulite di quelle che arrivano al rubinetto, la qualità è la stessa, ecco, insomma, vorrei ricordare. Termina qui il nostro FB News per oggi. Per oggi. Diamo gli appuntamenti però per il nostro prossimo incontro, che sarà sempre martedì prossimo, stessa ora. Alle ore 18, come sempre. Bene. E non mancate di venirci a visitare sulla pagina Biofonte Acqua Bologna e scaricate l'app dal vostro iPhone, dove potrete vedere tutte le novità, anteprima e curiosità. Non mancate. Non mancate e ci rivediamo tutti quanti insieme martedì prossimo alle ore 18, sempre su questo programma
che sicuramente piacerà a tutti. A voi. Dedicato a voi. Dedicato a voi. Ciao a tutti.